terra mia, com'è bella la punta, terra mia, com'è bella la guarda, non ne ho vero né sempre stessa, tutte giorno po' cagnà, oggi è dritta rimane storto, e che sta vita se ne va, i vecchi vanno rinta chiesa come una patria, e ha paura sta morte che non ce vola sa. Terra mia, terra mia. In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Don Francesco Alpino, 5 anni di Insieme per la Vita, una raccolta fonti per aiuto a chi è in difficoltà. Sì, ormai sono 5 anni che l'estate torrachese è caratterizzata da questo appuntamento con la solidarietà. Questa giornata appunto che si chiama Insieme per la Vita consiste nel metterci in piazza e dare il meglio di noi stessi con la musica, i giovani che sono un po' i protagonisti di questa giornata. Infatti anche vedete non sono vestito in abiti sacerdotali, ma anche io oggi mi confondo con loro per appunto vivere insieme con loro questa giornata, e poi mercatini di solidarietà per raccogliere appunto dei fondi che come ogni anno andranno all'Istituto Gaslini di Genova e all'associazione Più Unici che Rari Ollus, sindrome di Alexander. Diciamo innanzitutto una cosa importante, in questi 5 anni facciamo una cronostoria, come è partito e come, da chi è venuta l'idea? Allora, l'idea nasce da un momento doloroso che la comunità ha vissuto, è la malattia di un ragazzo di Torraca, una malattia che fortunatamente è stata superata, quindi una battaglia vinta. Dapprima ecco, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, a questo giovane, anche per aiutare non soltanto economicamente ma anche e soprattutto per dare un sostegno morale, spirituale, ecco, in un momento così difficile. Poi dopo il ritorno ecco, di questo ragazzo proprio da Genova, da questo istituto a cui saranno appunto devoluti questi fondi, si è pensato ecco, insieme alla famiglia di far abbracciare a tutta la comunità, quindi un progetto che viene abbracciato dalla parrocchia di Torraca, di vivere di anno in anno questa giornata. Una manifestazione questa che arriva nel centro dell'estate, quando i paesi si ravvivano e soprattutto c'è la possibilità di una crescita a livello numerica di abitanti per incentivare un pochettino di più questa raccolta fondi. Certo, approfittiamo del periodo estivo in cui rientrano anche molti abitanti di Torraca che stanno fuori, ma poi ecco, questa manifestazione vuole arrivare non soltanto al popolo di Torraca da cui parte, ma all'intero Golfo di Policastro, quindi tutti i paesi vicini. Quindi noi ci auguriamo sempre che ogni anno sempre più gente arrivi a Torraca, non soltanto visiti questo borgo così stupendo, così bello, ecco, ricco di storia e di meraviglie, ma anche per vivere appunto un momento di solidarietà e di festa, anche per vivere una giornata anche spensierata per una causa buona. Diciamo che c'è anche della musica, ci sono dei balli, quindi ci sono dei momenti importanti in cui anche i giovani possono mettersi in mostra, e questo è un abbinamento importantissimo. Sì, come dicevo prima, i giovani sono i protagonisti di questa giornata, sono loro che vengono coinvolti in prima persona, sono loro che diventano i protagonisti di questa giornata, sono loro che scendono in piazza per primi con balli, con canti, con animazione varie. Questa sera ecco, abbiamo in questa quinta edizione abbiamo tanti gruppi musicali emergenti ecco, del territorio, un modo loro anche per farsi conoscere e anche un modo per aiutare questa buona causa. C'è anche la gastronomia è importante, io ho visto che
Sono coinvolti tutti quanti gli abitanti e tutti quanti si fanno in quattro per poter far sì che questa raccolta fondi vada a buon fine. Sì, questo davvero fa onore al popolo di Torraca, anzi ne approfitto proprio del mezzo televisivo per ringraziare davvero tutti coloro che si spendono da un anno all'altro, perché poi chiusa questa edizione si prepara e si comincia già a pensare alla edizione successiva. Ecco, si spendono davvero intanto per vivere a pieno questa giornata, quindi c'è anche la parte gastronomica, quindi i prodotti tipici locali, la buona cucina che appunto caratterizza questa serata. Parroco di Torraca da tantissimi anni, oramai 5 anni insieme, quindi alla giornata del... facciamo anche un resoconto di questi 5 anni vissuti a Torraca. 5 anni che sono vissuti, come penso il ministero di ogni parroco, nella gioia e nella sofferenza, la gioia di tante soddisfazioni, la sofferenza a volte di cose che si vorrebbero realizzare ma che forse non si possono o comunque ci sono difficoltà a realizzarle presto, ma che si vanno sviluppando man mano. Però posso fare una somma di questi 5 anni, facendo un resoconto posso dire che è stata un'esperienza positiva, un popolo che corrisponde bene a quello che è il lavoro pastorale, tante le iniziative durante l'anno liturgico, soprattutto incentrata e sulle persone anziane, che sono la prevalenza purtroppo, ma anche per fortuna nei nostri paesi, perché gli anziani sono sempre una ricchezza, e anche poi a quelli più piccoli, ai giovani, a cui mi sento particolarmente grato, perché mi stanno sempre vicino e mi aiutano in tante cose. A livello di celebrazione, quando mi aiutano nel servizio liturgico e poi anche in tante altre iniziative parrocchiali. Facciamo un bilancio: qual è la cosa più importante che ha vissuto? Diciamo, la gioia più grande da parroco di Torraca e la delusione più grande. Allora, la gioia più grande sono innanzitutto queste giornate di anno in anno che si vanno accrescendo, e quindi poi i momenti belli delle nostre feste popolari, molto sentite, il patrono San Pietro, ma poi ancora di più la Madonna dei Cordici, che viviamo ogni anno il 3 marzo e l'8 settembre. La gioia bella è l'anno scorso di aver potuto celebrare proprio qui in questa nostra splendida chiesa la professione religiosa di una suora. Noi abbiamo la fortuna di avere a Torraca anche una comunità di suore, le religiose francescane di Sant'Antonio, anch'esse protagoniste della giornata di cui parlavamo. E l'anno scorso in questa chiesa una suora è diventata suora per sempre, quindi ha emesso i voti perpetui di povertà, castità e obbedienza. La delusione più grande, forse non c'è una delusione proprio ben definita, grande, perché non mi sento di dire che mi hanno fatto soffrire in maniera particolare, sono le piccole a volte delusioni quotidiane, magari uno si aspetta qualche cosa da qualche persona, da qualche gruppo, da qualche iniziativa, e magari questa cosa o arriva con rilento o non arriva proprio. Però se devo dire che c'è una delusione, una sofferenza proprio che mi ha segnato, questo no, devo ringraziare il Signore di questo. In conclusione, una manifestazione che ogni anno cresce sempre di più, ma soprattutto un popolo che viene sempre più coinvolto in questa bellissima manifestazione. Sì, perché deve essere così. La Chiesa dal Concilio Vaticano II in poi si è aperta al mondo contemporaneo e si è aperta alla collaborazione di tutti, in modo particolare dei laici, perché la Chiesa non è fatta soltanto da noi preti o dalle suore, ma la Chiesa siamo tutti i battezzati, quindi nel lavoro pastorale di una parrocchia è importante ognuno, ciascuno di noi, dal più piccolo al più grande, ognuno può fare la sua parte, ognuno può dire e può dare qualcosa per la crescita della comunità. In questa barca versa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po'.
Siamo in compagnia di Suor Tanina, che è madre generale dell'Ordine di Sant'Antonio di Padova, giusto? Ho detto bene? Sì. Allora, una manifestazione che oramai ha raggiunto il quinto anno, una manifestazione importante perché è rivolta verso le persone che soffrono. Facciamo un bilancio, come abbiamo fatto anche con Don Francesco, di questi cinque anni e di questa bellissima manifestazione. È un momento che crea desiderio di donarsi, di essere solidali, perché come il Signore è stato buono con noi, ci ha donato la vita, anche noi questa vita dobbiamo donarla, non sprecarla. C'è una frase molto bella che un film televisivo di anni fa ci ha ricordato: se vuoi che gli altri pensino a te, anche tu pensa a loro. E noi vogliamo fare questo, e da cinque anni si vuole creare sensibilità, in modo particolare per bambini e adolescenti la cui storia è stata segnata dalla sofferenza fisica, ma anche interiore e spirituale. Ecco, parliamo del ruolo della madre generale. Parte da Torraca, dalla voglia di donarsi a Cristo e soprattutto di essere verso gli altri un punto di riferimento. Io sono francescana, le sorelle che sono qui presenti come me cercano di seguire lo spirito di Francesco di Assisi, che è uno spirito di fraternità universale, di pace, di donazione. Noi vogliamo essere strumenti di coloro che vedono negli altri l'immagine di Gesù e la vogliono servire, la vogliono amare. Siamo in un momento storico difficile in cui diciamo che c'è Papa Francesco che è un baluardo verso il prossimo, colui che soffre. Invece c'è tante altre persone che cercano di strumentalizzare quell'esigenza e quel bisogno di quelle persone a fini politici. Ed è difficile anche per le persone. Come si fa a notare la differenza tra il buono e il cattivo? Chi lavora sinceramente per il bene comune lo fa con spirito di gratuità, non pensa a se stesso. Papa Francesco sta cercando di testimoniare questo, è un profeta nel deserto, perché la nostra cultura sta diventando una cultura davvero poco feconda a livello di solidarietà. E io sento che il bene si riconosce quando lo si fa in maniera gratuita, senza doppi fini, con libertà interiore. Questa manifestazione che cresce soprattutto vede coinvolta un'intera popolazione. Qual è la differenza tra la prima e la quinta edizione? Che cosa hai trovato nelle persone di diverso? Io sento che sta crescendo il desiderio di essere solidali. L'entusiasmo è lo stesso, lo spirito di sacrificio, di donazione è lo stesso. Io ammiro tutte le persone di Torraca che con compiti diversi si sono dati, vogliono veramente essere un segno di solidarietà e di testimonianza del bene comune. L'ultimo messaggio a chi lo vogliamo rivolgere, soprattutto alle persone che in questo momento stanno cercando di vendere e di raccogliere i fondi per il Gaslini di Genova e soprattutto per far sì che questo paese venga ricordato, perché alla fine diciamo che è la popolazione tutta che sta cercando di fare qualcosa per il prossimo. Torraca ha questa caratteristica, è sempre stato un popolo solidale, un popolo aperto, un popolo che si sa donare senza doppi fini, senza interessi. Io ringrazio queste persone, dal più piccolo al più grande. È bello vedere i bambini che hanno messo i loro piccoli tavolinetti, vendono i loro giocattoli per essere solidali con gli altri bambini che soffrono. Grazie popolo di Torraca e dico a questa gente: continuate sempre così. I cavalieri dell'Ordine dei Templari Cristiani, Jack de Molay, hanno partecipato alla giornata della solidarietà organizzata da Don Francesco Alpino e Sor Gaetana, che si è svolta il 12 agosto presso Torraca, sotto la regia attenta di Franca Nicolaio. I Templari di oggi sono animati da una forte fedeltà alla Chiesa e a Cristo. Guidati dal Priore Generale Massimo Maria Civale, hanno partecipato alla quinta edizione della giornata, che vede la solidarietà come primo obiettivo di questa manifestazione.
Dopo una breve visita al castello baronale Palamolla, hanno dato vita a una cerimonia di vestizione di un cavaliere in presenza di Don Francesco Alpino e di Suor Gaetana, madre generale delle religiose francescane di Sant'Antonio. All'evento hanno partecipato anche il sindaco del comune di Torraca, Domenico Bianco, e il vice sindaco Daniele Zicarelli, entrambi cavalieri templari. Alcune leggende, infatti, vedono come protagonisti templari, ritenuti custodi del Santo Graal e dell'Arca dell'Alleanza. Il periodo storico di questo ordine è databile al 1118, data di fondazione, e il 1314, data invece che ricorda la morte dell'ultimo maestro templare a Rogo, Jacques de Molay. La presenza dell'Ordine dei Templari ha ancora di più arricchito una manifestazione che vede coinvolto un intero paese, Torraca, nella raccolta fondi Giornata della Solidarietà Insieme per la Vita. La somma raccolta alla fine della manifestazione è di 9.000 euro circa, dove 4.500 sono stati devoluti all'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova per la ricerca sul tumore infantile e neuroblastoma, e i restanti 4.500 sono stati devoluti per la ricerca sulla sindrome di Alexander, associazione Più Unici Che Rari. Torraca, ancora una volta paese della solidarietà per la ricerca, e non resta che fare i complimenti a tutti coloro che si sono prodigati per questo risultato.